Ma porca, ecco muori, tuo figlio di una baldra cassata. E dai! Io. Muori! Nice. Porca puttana, e tu chi cazzo sei? Sono lo spirito del tuo canale, brutto coglione! Lo spirito di cosa? Il tuo canale è diventato per caso un insulso canale di gameplay? O vuoi continuare ciò che avevi iniziato? Beh, è ovvio che lo devo fare, è comunque la mia missione, cioè non è che me lo sono scordato, eh! E allora dirmi perché cazzo fai video di giochi che non si caga mai nessuno? Lo faccio per tenere attivo il canale, se no passa troppo tempo da un video e un altro, sai, montaggi, tagli, e poi quel giorno non c'ho tempo, e poi quel giorno è uscito Adventure Time, sono un po' cose, un po' così, Taci! Ora ti metti al lavoro, al cazzo di video di merda, ti faccio fare la fine di Oberyn Martell. Sono stato abbastanza chiaro? Ok, chiaro, lo faccio. Aspetta un attimo. Ma perché sembri un cosplay di Jason? Tu mettiti al lavoro. Salve, ecco, siamo qui, già, cerchiamo di farla breve perché, anzi no, cerchiamo di farla bene perché sennò quello... Comunque, salve a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video, il nuovo Talking About, come potete vedere dalla scenografia, non lo so, del vostro caro Niles. È da un po' che non ci si vede, eh? Da un po' parecchio, e la cosa mi dispiace. Come avevo già detto nel precedente vlog, non quello che è uscito circa 3-4 giorni fa, non mi ricordo neanche, come avevo già detto, avrei avuto dei grossi problemi al fare video, tant'è che ho praticamente stoppato tutte le serie, però, come ho già detto nell'ultimo vlog, invece, assieme all'unboxing, da questo video in poi le serie ritorneranno regolari, cercherò di, come posso dire, fare cose in più, fare cose meglio, fare cose con le mani, non lo so. Quindi, come potete ben immaginare, io non voglio essere monotematico, il mio canale nasce per parlare fondamentalmente delle mie passioni in ogni suo genere, videogiochi, libri, quando mi capita, fumetti, qualunque cosa. Altrimenti, se facessi solamente recensioni di Talking About su roba giappo, mi prendereste per il monotematico del minchio e come il giappo minchia che non sono, perché io cerco sempre di espandermi tutto ciò che posso, sebbene alcune cose siano veramente troppo brutte per poterle vedere anche con una mente aperta come la mia. Forse un giorno parleremo anche del fenomeno dei giapponinchi o degli otaku, tra virgolette, ma non è questa la serie, non è questo il video. Oggi infatti andremo a parlare di qualcosa che non abbiamo mai toccato, mai. Da 2 anni a questa parte non abbiamo mai toccato e mi dispiace. Più che altro non l'abbiamo mai toccato perché non me ne sbatteva mai un cazzo, però di recente sapete com'è. L'animo nerd ti parte a 3000 e quindi vedi robe strane. Infatti, questa, come potete vedere anche dal titolo in sovraimpressione, è la mia personale, e ripeto, personale top 3 di serie TV preferite. Nel senso che se non vedete una vostra serie TV preferita, sono tre
Sono tre cazzo di serie, non ce ne sono 10, non ce ne sono 5, sono tre. Le mie tre preferite, dalla terza posizione alla prima posizione. Quindi non vedrete delle cagate, ma vedrete qualcosa che secondo me deve essere visto assolutamente. Ripeto, è personale, quindi sono i miei gusti. Cercherò di analizzare queste serie, queste tre serie, nella maniera più obiettiva possibile, tentando di andare ad analizzare tutti i punti che contraddistinguono queste serie. Tutto sarà schematizzato pressoché in 5 punti, ovvero trama e personaggi, recitazione, colonna sonora, regia e effetti speciali. Quindi su questi 5 punti, anche se sono teoricamente 6, ma sono 5 per me, non rompete i coglioni, organizzeremo questo caro video. Beh, che possiamo dire? Iniziamo! Ci sono dei libri che riescono a raccontare una storia tanto lontana dal mondo reale quanto terribilmente simile a quella che è la nostra realtà. Un mondo fatto di luci, ombre, misteri, vendette, complotti, menzogne, dove non esiste una vera differenziazione fra bene e male, fra bianco e nero, ma solo delle zone di grigio. Libri come Le cronache del ghiaccio e del fuoco di George R. R. Martin. Non siamo però qui a parlare dei libri, ci sono persone molto più qualificate di me, molto più serie di me e soprattutto io non ho letto tutti i libri, sono fermo al Grande Inverno, quindi ho da recuperare parecchia roba. No, oggi parleremo del suo adattamento su piccolo schermo, chiamato appunto come il primo libro delle cronache del ghiaccio e del fuoco, Game of Thrones. Ah, Game of Thrones, mamma mia, è una delle mie serie televisive preferite in assoluto. Tuttavia ha dei problemi, come qualunque cosa umana, tranne la prima posizione, che è qualcosa di inumano secondo me, ma lasciamo perdere. E ora andremo ad analizzare perché, a mio avviso, si merita solo una terza posizione. Iniziamo dal primo punto, quindi trama e personaggi. Dal punto di vista prettamente narrativo, beh, c'è poco da dire. È la trasposizione su piccolo schermo, come ho già detto, di una delle saghe fantasy più importanti degli ultimi 30 anni. Quindi, diciamo, non siamo proprio mica pizze e fichi. Contraddistinta questa saga fantasy anche da uno stile di scrittura asciutto e allo stesso tempo aulico, da una crudezza e una malvagità anche che pochi riescono ad avere. George Martin è un sadico, ma andremo anche a vedere perché quel figlio di puttana è tale figlio di puttana. Però ovviamente non possiamo parlare di questa serie se non la introduciamo, quindi introduciamola. Siamo nel continente di Westeros, continente la cui maggior parte è controllata dalla corona.
che per lungo tempo è stato appannaggio esclusivamente della casata Targaryen, la quale però è stata spazzata via da una violentissima guerra civile una ventina d'anni prima dei nostri avvenimenti. Vincitore della guerra è Robert Baratheon, che governa ora su tutti e sette i regni, perché prima dei Targaryen Westeros era divisa appunto in sette regni. Ma questo periodo non è di pace, tutt'altro. Vecchi dissapori, omicidi, vendette private e tanta altra merda insanguinano e sporcano Approdo del Re, la corte di Approdo del Re, la capitale. Mentre ad est, nelle terre libere, l'ultimo erede della casata Targaryen sta tentando in tutti i modi di creare un esercito e di tornare nella sua terra natia per riprendere ciò che è suo, e farà di tutto per raggiungere il suo scopo. Ma il vero pericolo non sono gli esseri umani né le guerre civili. A nord, oltre la barriera, l'immensa fortificazione di ghiaccio che divide l'intero continente dell'ovest in due parti, oscure e terribili forze, vecchie come il mondo stesso, si sono risvegliate e bramano di riprendersi ciò che è loro, l'intero mondo. Wow! Wow! Come potete... Questo che ho appena detto non è nient'altro che un microscopico frammento di tutta la fottuta trama che il Ciccio Martin ha scritto nei suoi libri. Porca puttana! Una roba del genere è figa, molto figa. Anche se un plot raccontato in questo modo può essere un po' banalotto, ma fidatevi, non lo è. Non lo è per niente. È qualcosa di fantastico, la trama funziona bene, funziona dannatamente bene, almeno per la maggior parte dei casi, ma andremo a vedere anche dopo. Una delle particolarità del lavoro di Martin e anche della serie, sempre come diciamo nella quasi totalità dei casi, perché può capitare che alcuni personaggi non sono ben caratterizzati come nel libro, sono caratterizzati in maniera ineccepibile, sono fatti bene. Alcuni personaggi ti entrano subito nel cuore, altri li odi, altri ti stanno simpatici, ma non troppo, altri sono talmente folli e malati che non puoi non riderci su, sebbene siano dei pluriassassini, squartatori di vecchie e mangiapollo. È una cosa incredibile. Tuttavia, io vi prego, cioè, guardatemi, no. Cioè, se c'è una cosa che non dovete fare, una cosa che non dovete fare quando leggete i libri, ma anche e forse soprattutto perché comunque sia lo vedete, non solo lo leggete, mentre appunto visionate la serie, è di non affezionarvi troppo a dei personaggi. A qualunque personaggio, non dovete avere un personaggio preferito, perché sistematicamente può capitare che quel personaggio, questo vostro personaggio cresce, vi continua a piacere sempre di più e poi zac! Ciao al personaggio! Perché sì, Martin è un fottuto ciccione sadico bastardo! E lo fa apposta, vi dico che lo fa apposta, l'ha già fatto circa 4-5 volte e lo fa apposta! Se avete visto la 309 o la 4.8 degli episodi, sapete di cosa sto parlando. Dal punto di vista recitativo siamo su livelli alti, parecchio alti. Ci sono attori come Sean Bean, e potete immaginare che fine faccia, Peter Dinklage, che tra l'altro ha vinto anche un Emmy per la sua interpretazione del folletto Tyrion Lannister, che è uno dei personaggi che più è entrato nel cuore tra i lettori e tra i telespettatori. Poi ci sono anche, che so, Lena Headey, se l'ho detto bene non ne sono sicuro, la giovanissima Maisie Williams, che questa ragazzina, porca la puttana, è nata come una specie di piccolo spauracchio, piccolino così, è diventata, oltre che pure abbastanza gnocca, tanto alla mia età, quindi fotte sega, lo posso dire, non sono pervertito, è anche diventata fottutamente brava. E poi c'è quella faccia da schiaffi fantastica che è Jack Gleason, che è riuscito a rendere un personaggio odioso come il figlio di Robert, Joffrey Baratheon, ancora più odioso. E ce ne vuole per rendere odioso quel piccolo sacco di merda. Ce ne vuole parecchio. Ce ne vuole davvero, davvero parecchio.
La regia è solida, funziona bene, funziona molto bene. Almeno per la maggior parte dei casi. Diciamo che per il 70% la regia funziona molto molto bene. Per il 30% rimanente fa degli errori anche abbastanza grossolani. Parecchio grossolani. La fuga da Forte Terrore nella quarta stagione è qualcosa di veramente indecente. Tutta quella parte lì è veramente qualcosa di terribile. Questo capita perché Game of Thrones non ha un solo regista, ne ha 5-6. Quindi non tutti i registi sono bravi come lo sono gli altri. Ci sono degli episodi che sono diretti e sceneggiati in una maniera eccelsa. L'episodio 9 della terza stagione, l'episodio 2 della quarta stagione, l'episodio 9 della prima stagione, sono tutti diretti bene. Ma anche, non lo so qual era, l'episodio 5 anche della quarta stagione, sono veramente diretti bene. Altri sono diretti un po' E questa è forse la più grossa pecca di Game of Thrones. La colonna sonora è curatissima, è fantastica. E alcuni dei brani, come anche la sigla che avete sentito, sono entrati nel cuore e nell'anima dei telespettatori, o comunque sia, di tutti gli appassionati di Game of Thrones. La sigla è fantastica, e poi c'è quella fantastica, stupenda e porta fortuna canzone da matrimonio che è Le piogge di Castamere, che è bellissima. Però cazzo, cioè, non mettetela mai a un matrimonio perché figli miei porta un po' sfiga, eh. Ma no, giusto per dire, non dico altro, che sennò sono spoiler. Ogni cosa che dico sarebbero spoiler. Ultima nota positiva sono gli effetti speciali, molto ben curati e messi in giuste dosi, anche e soprattutto perché comunque si hanno alle spalle gli sceneggiatori e la HBO ha un budget abbastanza altino. Sono messi abbastanza bene, non appesantiscono troppo l'inquadratura, sebbene siano parecchi gli effetti speciali, gli effetti CGI. Tutte le scene della barriera, molte scene di combattimento, anche, che so, Grande Inverno, a parte di Grande del Castello, sono fatte in computer grafica. Comunque non si nota al primo impatto e questa è una cosa molto positiva. Non dà fastidio quindi all'occhio, non dà fastidio all'inquadratura, si amalgama tutto bene. E poi cazzo, i modelli dei draghi sono fighi, sebbene siano più delle viverne che dei draghi, perché non hanno quattro zampe e due ali, ma non sono due zampe e due ali, ma non facciamo i precisi della fungia, per favore. Come sappiamo, come qualunque cosa umana, tranne, come ho già detto, la prima posizione, la serie della prima posizione, questa serie, questo Game of Thrones ha dei problemi, non molto rilevanti, ma comunque sia piuttosto fastidioso. Primo fra tutti, come vi avevo già detto, la regia, che è molto buona ma non eccelsa, e a volte fa dei grossi errori. Come ho già detto, ci sono delle parti veramente veramente insulse, e la sceneggiatura a volte è, diciamo che è un po' un vabbè, qualche volta è un po' un vabbè, però se ci passi sopra va bene. Altra parte che può dar fastidio anche ai lettori, comunque sia, sì, ma soprattutto dar fastidio ai lettori, è il fatto che ci sono stati dei cambiamenti nella serie rispetto ai libri. Alcuni cambiamenti sono motivati perché comunque sia avrebbero appesantito troppo le puntate, che durano già un'ora come ogni serie TV che si rispetti, quindi immaginate rendere ancora un'ora ancora più pesante. Quindi diciamo che alcuni sono voluti e sono sensati. Altri sono delle mimmate assurde, non avrebbero avuto molto senso, ecco, non avrebbero avuto molto senso. Però se c'è una cosa che io passo sopra alla regia, che è buona, molto buona, ma non eccelsa, passo sopra alle modifiche dei libri, che a me danno poco fastidio. Non siamo ai livelli di Eragon. Cioè, meno male, se fossimo a livelli di Eragon sarebbe veramente da strapparsi i capelli. Però comunque può dar fastidio a quelli che hanno amato molto i libri. A me, io sto leggendo i libri e mi piacciono molto. Non li ho letti tutti, come ho già detto, perché non ho avuto il tempo. Però li sto recuperando, sono molto molto belli. E ci sono delle modifiche che possono un po' dar fastidio. Ma se c'è una cosa che proprio... non sopporto, è come hanno nella serie, che già nel libro non mi interessa molto, ma
come hanno reso il personaggio di Daenerys Targaryen. Cioè, non lo so, sarò io, eh. Però, boh, sarà il fatto che non è molto attinente al libro, sembra più una nana ciglio parrucca. Sarà che non mi piace come si veste, oppure, boh, sarà che ha tre cazzo di draghi e un cazzo d'esercito di 10.000 immacolati che spaccano i culi, e piuttosto che tornare nel cazzo di Westeros per riprendersi quel fottuto seggiolo che ti fa prendere il tetano appena ci metti il culo, questa qui, no, deve fare la cazzo di paladina che va a salvare i cazzo di schiavi nelle città degli schiavi. Ma dico io, ma se il tuo sogno era andare lì e riprenderti il trono di spade, che cazzo ci fai ancora ad Esteros? O a Esso, no, a Esso, come cazzo si chiama? Ma tornatene a fanculo a casa, butta giù quei ricchioni dei Baratheon, di cui uno effettivamente è ricchione, e riprenderti il cazzo di trono di spade. No, no e no. Ma porca puttana. Per non parlare anche del fatto che la maggior parte delle volte in cui appare Daenerys Targaryen, lei è una ciumba che proprio non mi piace come è stata resa il personaggio. Non mi piace proprio. Niente, i personaggi attorno a lei sono dei personaggi anche abbastanza ben caratterizzati. Jorah Mormont, Barristan Selmy, Daenerys Harris, quel cazzo di boh, saltimbanco sloveno, cioè, sono fatti bene quei personaggi, sono simpatici, sono appassionanti. Però cazzo, nella serie Daenerys Targaryen è fatta di merda. Di merda. Veramente, veramente, di merda. Io non la sopporto. È scialbo. Se non fosse per gli altri personaggi che sono... Non mi sto neanche incazzando con Emilia Clarke, l'attrice che fa Daenerys. Perché comunque sia, Emilia Clarke è abbastanza brava come attrice. Il problema è che gli sceneggiatori hanno dato questa china da personaggio bimbo minchioso, per quanto Emilia Clarke sia gnocca, però se gli fai il personaggio bimbo minchioso, il cazzo rimane un personaggio bimbo minchioso ma gnocca. Non va bene. Se non fosse per gli altri personaggi interessanti, cioè, non sarebbe molto bella la parte di Daenerys, eh? Non sarebbe per niente bella. Poi, ovviamente sono gusti miei, personali. Però a me sembra che per come l'hanno resa solamente per attirare tutte quelle masse di ragazzini barra ragazzine che sono tutti pace e bene, giustizialismo e draghi. Un po' come l'edizione 4.0 di Dungeons and Dragons. Circa. Cioè, non mi piace. Tuttavia, Game of Thrones è figa come serie, cazzo, vedetevela, non stiamo qui a parlare, vedetevela. La trovate in streaming dappertutto. Vedetevela. Perché se passate sopra i suoi difettucci, di cui il più grave però è Daenerys Targaryen, ne sono sicuro che la morte è più grave quello. Diciamo che è un'ottima serie, ti diverte, ti intrattiene. E se lasci perdere quella nana lì, tutto il resto non è noia, anzi, semi-perfezione, è geniale come serie, è veramente, veramente geniale. Più che altro non perché un'idea è geniale, ma perché i libri sono fantastici, diciamolo. E anche questo è il fatto che è in terza posizione. Per il semplice fatto che la sceneggiatura, la trama, non è dei registi, non è degli sceneggiatori, ma è di Martin. Quindi diciamo che non hanno avuto, cioè non è una questione di bellezza o bruttezza, ma è semplicemente una questione di... Le altre due serie hanno avuto più inventiva o mi hanno appassionato di più. Semplice. Ah, la Gran Bretagna, terra di cultura, storia e cappelli buffi. Una nazione che ci tiene alle proprie tradizioni, strizzando però l'occhio anche alle nuove mode e creatrice di fenomeni di massa che hanno cambiato la storia e i costumi del mondo. Ci sono stati Beatles, ad esempio. È proprio negli anni 60 che nasce uno dei fenomeni mediatici più longevi e importanti del piccolo schermo. Stiamo appunto parlando di Doctor Who. Serie fantascientifica nata ad opera di elementi di persone del calibro di Verity Lambert, David Whittaker, Anthony Kedburn. Le persone appunto dietro il successo della serie. Doctor Who nasce nel 1963 e viene prodotto sin da quegli anni dalla BBC.
Tuttavia oggi non andremo a trattare della serie classica che va dal 1963 al 1989, ma andremo a parlare della nuova serie partita dal 2005 con l'episodio 1.01 col titolo di Rose. Perché non parleremo della prima serie? Beh, per un motivo principale: non l'ho ancora vista. Lo so che la voglio, la dovrei vedere, lo so, eccetera, però contate che siamo davanti a una serie televisiva che ha la bellezza di 50 anni suonati. L'anno scorso infatti ha festeggiato i 50 anni di messa in onda di Doctor Who, e conta la bellezza di 33 stagioni, contando appunto le 7 che sono partite dal 2005 fino ad arrivare al 2014. Nell'arco di tempo fra il 1989 e il 2005 hanno più volte tentato di far ripartire la serie con scarsi successi. C'è stato un film per la televisione, il quale è l'unica apparizione dell'ottava incarnazione del dottore, ma non sono mai riusciti a riportarlo sugli schermi, come invece riusciranno a fare nel 2005, causando quello che è un successo mediatico superiore alla serie classica. I fautori di questo rinnovo sono fondamentalmente due: Russell T. Davis, produttore esecutivo, e il suo collega, che poi diventerà produttore esecutivo dopo 3-4 stagioni, Stephen Moffat. Grazie a loro Doctor Who prende una piega nuova, prende un nuovo modo di concepire la fantascienza, senza però tradire quelle che erano le vecchie tradizioni della vecchia serie. Il nostro protagonista è il Dottore, l'ultimo dei Signori del Tempo, un'antichissima razza aliena nata appunto quando nacque l'universo. Il Dottore è un personaggio particolare, perché ha le fattezze umane, sembra un essere umano, tranne per alcune particolarità del suo corpo, tipo che ha due cuori e ha alcuni poteri bugaluga telecinetici, e viaggia nello spazio e nel tempo tramite la sua famosissima cabina blu, il TARDIS, che non è nient'altro che un dispositivo che gli permette di viaggiare in qualunque luogo e in qualunque tempo dell'universo, e anche oltre l'universo. Ma spoiler, non fate finta che non abbia detto niente. Come però rendere un personaggio come il Dottore sempre innovativo in 50 anni di carriera? Hanno fatto una furbata che nessun altro avrebbe mai potuto pensare, ovvero: il Dottore è una creatura immortale, millenaria, può vivere migliaia di anni. La sua stirpe, la stirpe dei Signori del Tempo, può vivere migliaia di anni. Tuttavia, anche loro sono soggetti alla morte. Infatti, quando un Signore del Tempo sta per tirare le cuoia, può rigenerare se stesso per poter appunto curare tutte le sue ferite e vivere una nuova vita, al prezzo però di cambiare volto e comportamento. Con questo espediente narrativo, il Dottore ha avuto ben 12 incarnazioni fino ad oggi, fatte appunto da 12 attori diversi, e ognuno di questi dottori ha un volto diverso, quindi è un attore diverso e un carattere diverso. Ciò ha permesso di rinnovare la figura del Dottore, quindi di non farlo portare a noia, come avrebbe invece rischiato dopo molte serie. Gli episodi di Doctor Who sono solitamente autoconclusivi, sono tanti piccoli tasselli che si vanno a unire a quella che è, diciamo, un universo narrativo, che è quello appunto del Dottore. La cosa particolare è che troveremo delle citazioni a vecchi episodi o delle anticipazioni ad altri episodi, quindi diciamo che non sono storie prettamente slegate tra loro, ma riescono ad avere un nesso logico fra tutte queste, sebbene non tutte le vicende che il dottore vive noi le conosciamo o le abbiamo viste. Diciamo che ogni episodio può essere un estratto di un certo periodo di tempo, quindi non sono considerabili direttamente in sequenza, perché, come sappiamo da Dark Souls e dai viaggi del tempo, il tempo per persone del genere è leggermente fuso, è un po' di una cosa un po' così. Quindi diciamo che
possono venire prima, possono venire dopo, non sono molto sequenziali. Mi state chiedendo perché ho citato Dark Souls, perché si dice sempre che il tempo lì sia distorto, eccetera, eccetera, eccetera. Ma andiamo ad analizzare la serie nuova, che parte appunto dal 2005 con l'episodio pilota di Rose. Queste 7 stagioni, di cui si aggiungerà anche l'ottava ad agosto, vedremo le avventure di ben 3 incarnazioni del Dottore. La nona, interpretata da Christopher Eccleston. Il decimo, interpretato dal fantastico e paccioccioso David Tennant. E l'undicesimo, interpretato da Mr. Mentone Matt Smith. Poi il dodicesimo Dottore, visto negli ultimi fotogrammi dell'ultimo episodio della 7ª stagione, che è appunto il 12esimo, interpretato da Peter Capaldi, che abbiamo tra l'altro già visto in un altro episodio di Doctor Who, ovvero della 4ª stagione, Le Fiamme di Pompei. Ce ne sarebbe anche un altro di Dottore visto in queste 7 stagioni, tuttavia è uno spoiler grande quanto una capanna grande. Quindi non è meglio che voi lo sappiate, scopritelo e fidatevi, sono degli episodi quelli allucinanti. Dal punto di vista dei personaggi, fondamentalmente i più importanti sono appunto il Dottore stesso e i suoi comprimari, perché solitamente ha dei comprimari assieme a lui che viaggiano, di cui la maggior parte non fanno una bella fine, ma questo è un altro discorso. Menzione d'onore sono i villain. Veramente, alcuni sono entrati nell'immaginario collettivo, come i Dalek, i primi villain di Doctor Who, queste saliere giganti con una frusta per dolci e uno sturacessi come armi, che però si dimostrano essere alcuni dei nemici più orrendi e terrificanti di tutto l'universo di Doctor Who. Xenofobi, razzisti, senza nessun sentimento e senza nessun rimorso, delle vere e proprie macchine da guerra. Tant'è che molto probabilmente un solo Dalek riesce a conquistare un intero pianeta per il semplice fatto che sono pressoché invincibili sul campo di battaglia. Altri nemici importanti possono essere i Cybermen, simili ai Dalek sebbene abbiano un design totalmente differente. Sono degli umanoidi robotici che sono razzisti come i Dalek, però hanno un comportamento diverso, tendono a non, come fanno i Dalek, sterminare qualunque forma di vita dell'universo, ma a assimilarla nel mondo dei Cybermen, per renderla appunto Cybermen. Poi, quando arriva Steven Moffat, vediamo che questo genio della mente malata, che ci può assomigliare molto a Ciccio Martin, come sadicità, inventa uno dei nemici, molti nemici, alcuni nemici di Doctor Who, soprattutto nelle ultime stagioni, quindi andiamo già da quando c'è Matt Smith in poi, che sono gli angeli piangenti, che vediamo in un episodio della 3ª stagione, uno dei più bei episodi della nuova serie, che non sono nient'altro che degli assassini che hanno le fattezze di statue, che sono statue fin quando li vedi. Poi quando non li vedi si muovono verso di te. Oppure come i Silenti, che sono la versione più inquietante di Slenderman. Questi tipi col cappuccione, vestiti in smoking e con delle dita a forma di peni, che sono simili di funzionamento agli angeli piangenti, nel senso che fin quando li guardi, bene, però appena distogli lo sguardo te ne dimentichi che esistono e dimentichi che sono lì. Quindi può essere che queste creature esistano sul serio e che voi li vedete, poi vi spostate lo sguardo e ve li dimenticate. Ha! Creepy! Dal punto di vista recitativo siamo anche qui su ottimi livelli. La maggior parte degli attori che vediamo in schermo, soprattutto i protagonisti o i personaggi più importanti, sono attori di teatro. Christopher Eccleston è un attore di teatro, Matt Smith è attore di teatro, David Tennant è attore di teatro. E tra l'altro è lo stesso che appare anche, se non sbaglio, nel terzo film di Harry Potter, nel Prigioniero di Azkaban. Comunque, anche quelli che non vengono da teatro sono estremamente bravi, sono molto bravi, sono molto credibili. E più hanno quell'accento british che veramente è fantastico in serie del genere. Nulla da eccepire. La colonna sonora di Doctor Who è bella, non quanto quella di Game of Thrones, però
funziona bene. Particolarità della colonna sonora, e per colonna sonora io più che altro intendo la sigla di Doctor Who, quindi questa, è che cambia il tema, o meglio cambia l'impostazione di come è fatta in base al periodo in cui c'è Doctor Who. Che so, negli anni 70 abbiamo un tema che va più sulla disco music, negli anni 80 qualcosa che va più sul pop. Per esempio, nella nuova serie il tema di Doctor Who è un po' più sull'epico o comunque sull'orchestrale, perché a noi piace tanto l'orchestrale e cose così. Dal punto di vista della regia, siamo comunque sia su buoni livelli, la regia funziona, non ha dei guizzi particolari, ma fa il suo sporco lavoro, quindi non ho niente da obiettare. Non mi sovviene nessun problema registico, nessuna imprecisione. Diciamo che la regia funziona, è ben congegnata, ma non eccelle, però... La cosa positiva è che, a differenza di Game of Thrones, ha sempre un livello da 7,5-8 costante, a differenza di Game of Thrones che va a volte sul 9, a volte sul 5. E diciamo che è meglio una cosa costante che alti e bassi. Ultimo punto, quello su cui Doctor Who all'inizio era un po' più debole, sono gli effetti speciali. Anche perché all'inizio non vi erano molti fondi per il ricominciare della serie, quindi per la nuova serie. Tuttavia, con quel poco che avevano, sono sempre riusciti a fare delle cose abbastanza interessanti e abbastanza credibili. Diciamo che non usano molta computer grafica, quanto puntano più sul make-up dei mostri, quindi è tutto qualcosa di molto fisico. Non c'è una computer grafica così pesante come invece c'è in Game of Thrones, che è molto buona la computer grafica di Game of Thrones, però si vede in computer grafica, come abbiamo già detto, è fatta molto bene, però è ovviamente sempre computer grafica, mentre in Doctor Who, sebbene abbia meno fondi, riesce con il make up, con la costruzione, quindi bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare rispetto ai truccatori, costruttori, effettisti, che con quei pochi soldi che hanno sono riusciti a fare un lavoro abbastanza egregio, fatto bene, credibile. Anche perché bisogna ricordare che non ti puoi aspettare qualcosa di molto realistico da una saliera alta 1,50 m che ti urla "sterminare" quando si avvicina verso di te. È una cazzo di saliera alta 1,50 m, non è fatta apposta, no. Infatti i Dalek sono quasi tutti servocomandati, cioè il tizio dentro pure è comandato tramite controller o comunque sia tramite un controller wireless, e quindi loro si muovono e fanno quello che cazzo devono fare, quindi ok. Finalmente ragazzi, siamo arrivati all'ultima posizione di questa mia top 3. Abbiamo analizzato precedentemente due serie totalmente diverse una dall'altra. Un fantasy e una fantascientifica. L'ultima è una delle serie televisive più belle, se non la più bella, che abbiano mai concepito sul piccolo schermo. Ed ha tutto. Non ha nessun cazzo di difetto. Sapete cosa significa che non ha nessun cazzo di difetto? Che non ha nessun cazzo di difetto. È perfetta. È perfetta. E andremo anche a vedere perché è perfetta. Anche se la perfezione non ha mai un suo perché. È semplicemente perfetta. Stiamo appunto parlando di una serie che conta 5 stagioni. Per la regia è ideata soprattutto da quella sagoma di Vince Gilligan. Quindi, come avete potuto ben immaginare, stiamo parlando di Breaking Bad. Porca puttana ladra. Breaking fucking Bad. Ragazzi, io non so da dove iniziare. Breaking Bad è la serie televisiva. È catalogata come drammatica, però la sola catalogazione per questa serie non basta. Diciamo che è più un come comprendere la natura dell'uomo.
Mi spiego. Vince Gilligan riesce a... è riuscito, più che altro perché la serie è finita nel 2013, è riuscito a imbastire un mondo, un clima, una, non dico ambientazione, perché comunque sia è ambientato nel mondo reale, è ambientato in una città quasi sconosciuta come Albuquerque, ma è riuscito a dare vita ai personaggi. Cosa significa dare vita ai personaggi? Significa che questi personaggi non sono nient'altro che umani, sono degli esseri umani, hanno tutti i loro difetti e tutti i pregi di un essere umano. Non sono buoni, non sono cattivi, ci sono quelli che sono un po' più buoni, quelli che sono un po' più cattivi, ma non mi vengono le parole, sono figure. I personaggi di Breaking Bad sono quasi tutti, se non dire tutti, figure a tutto tondo. Nel senso che gli attori anche, perché comunque sia stiamo parlando di una serie che ha un cast, non dico stellare, ma di più, in primis c'è il messia Walter White, che è interpretato da quel genio di Bryan Cranston, uno degli attori più incredibili che io abbia mai visto sul piccolo schermo e anche oltre. Cioè, Bryan Cranston riesce a fare qualunque tipo di ruolo, dal ruolo macchietta del papà di Malcolm nella serie omonima a un ruolo crudo, duro, complesso, ambiguo come quello di Walter White, detto anche Heisenberg. Però parliamo della trama, una cosa molto rapida perché stiamo perdendo tempo. Breaking Bad è ambientata appunto ad Albuquerque, una cittadina del Nevada, del New Mexico, non mi ricordo dove cazzo è. In questa cittadina vive appunto Walter White e la sua famiglia. Walter White non è nient'altro che un normalissimo professore di chimica, molto bravo. Tuttavia è forse anche troppo bravo per essere un professore di chimica. Ma per alterne vicende che poi andrete a scoprire successivamente, non rompete le palle a me, si ritrova ad essere appunto professore di chimica. Ha un figlio che è nato purtroppo con una paresi cerebrale, quindi ha delle difficoltà motorie e di parola, e sua moglie Skyler aspetta una bambina. La vita di Bryan Cranston è una vita comune, normalissima, fatta di alti, bassi, di bollette non pagate, di difficoltà economiche, però è una vita normale, nel meglio delle sue possibilità, fino a quando non scopre di avere un tumore ai polmoni. Quando lo scopre gli cade tutto il mondo addosso, perché sa che non vivrà a lungo, il tumore è troppo esteso e troppo aggressivo per essere curato, almeno secondo i pareri dei medici. E si accorge di non aver niente da lasciare alla sua famiglia, che quando morirà la sua famiglia verserà in condizioni pietose, saranno sommerse dai debiti, non potranno mandare, sua moglie non potrà mandare i suoi due figli al college. Diciamo che sta un po' nella merda Walter White. Tuttavia si ritroverà forse anche più nella merda quando incontrerà un suo ex studente, Jesse Pinkman. Jesse Pinkman interpretato da un fantastico Aaron Paul, un attore che, boh, sembra uscito così come un fungo, però è bravissimo, come attore appunto, che interpreta questo personaggio, Jesse Pinkman, l'ex studente di Walter White, che però si è dato alla droga, si è dato allo spacciare, al produrre metanfetamina di scarsissima qualità. Quando i due si incontrano per un caso fortuito, a Walter gli viene un'illuminazione. Cazzo, io sono un professore di chimica e sono dannatamente bravo in quello che faccio. Il mio ex studente è uno spacciatore, crea metanfetamina e quindi ha i contatti giusti. Mettiamoci a lavorare insieme e produciamo la migliore metanfetamina che tutti gli stati del sud abbiano mai visto. Quindi Walter White e Jesse Pinkman inizieranno a lavorare insieme e a produrre la più pura fra le metanfetamine, che, giusto per ricordarvelo, brutti drogati che non siete altro, è una droga totalmente
chimica. Non ha nessun componente naturale. Ed è estremamente pericolosa anche la sua lavorazione. Ma non vi so spiegare la lavorazione, perché sennò vi ritrovo a viaggiare per dei camper per tutto l'altopiano delle Murge a buttare via fumi tossici. Non è una cosa molto simpatica. La trama in Breaking Bad è quasi inesistente. Sì, ora non mi venite a insultare che è quasi inesistente, perché mi spiego. Non è nient'altro che la trama, i vari episodi di Breaking Bad non sono nient'altro che vita normale, però con un qualcosa che stravolge completamente le vite dei personaggi e quindi li porta a fare determinate scelte, a comportarsi in determinato modo, a mentire, a uccidere anche per proteggere il loro segreto, per proteggere i loro segreti o per scoprire questi segreti. Dipende da personaggio a personaggio. Breaking Bad lo si può intendere come uno show con una forte componente slice of life, se vogliamo utilizzare i termini per gli anime, però estremamente drammatica ed estremamente complessa. Le reazioni umane sono umane, sono umane. Non ci sono ripensamenti rapidi come un tiro di schioppo, non ci sono dei cambi di idea fulminei o troppo stupidi, no, è tutto posato bene, è tutto sensato, è tutto perfetto. Dal punto di vista di recitazione, poi siamo su livelli eccezionali, come ho già detto, Bryan Cranston è un mostro, Aaron Paul un altro mostro, tutti gli altri attori sono dei mostri anche loro, e non ho niente da dire, sono fantastici, ognuno ha un personaggio che riesce a interpretare bene. Molto molto bene, non come quella rompicoglioni di Daenerys Targaryen. No, ogni personaggio è fantastico. Anche i più stronzi, i più viscidi, i più stupidi, i più ironici, le più macchiette, i più drammatici. Tutti. E ce ne vuole. Ce ne vuole tanto. Dal punto di vista di colonna sonora, più che altro ci troviamo di fronte a una colonna uditiva. I vari suoni, i vari movimenti, i vari frusci, oltre anche alle musiche che sono anche fatte molto molto bene, servono tutte a dare una determinata atmosfera a ogni scena. Scene che sono girate da Dio. La regia di Breaking Bad è una regia pulitissima, una regia ricercata, quasi aristocratica, se vogliamo intendere. È piena di primi piani, campi lunghi, non saprei definirli, è dannatamente azzeccata e riesce a dare tensione, a dare un senso di vivo, un senso di allerta, perché comunque sia c'è molta tensione in Breaking Bad come serie, a qualunque scena. Le scene di silenzio sono forse le più esplicative delle scene in cui si parla. Anche dal punto di vista della mimica facciale degli attori, che come ho già detto sono fantastici, ma non ci ripetiamo ancora. Ultimi sono gli effetti speciali. Non ce ne sono quasi per niente gli effetti speciali. Più che altro perché non si basa su effetti speciali, però quelli che ci sono sono anche fatti abbastanza bene, ma sono qualcosa di totalmente secondario. Breaking Bad è la serie televisiva che tutti devono vedere almeno una volta nella vita. Bisogna vedere Breaking Bad, perché dopo Breaking Bad tutto vi sembrerà mediocre, o quantomeno non bello come vi aspettate. Perché se vogliamo mettere a confronto Breaking Bad con qualunque altra serie, Breaking Bad vince sempre. Sebbene l'altra serie possa essere fantastica, vince contro qualunque serie televisiva. Qualunque. Non c'è storia. E la cosa triste, forse l'unico punto negativo di Breaking Bad, è che è terminato. Terminato nel settembre dell'anno scorso è terminato, semplicemente, con un finale fantastico, tra l'altro, ma che non vi sto neanche a dire. Quindi, dopo questo sprologio di non so quante ore, avete visto quelle che sono le mie tre serie preferite. Magari un giorno non saranno più queste, magari lo saranno ancora, non lo so. Comunque ripeto che questa mia top 3 è una top 3 personale. Quindi se a voi non piace una serie che ho detto, se a voi preferite altro, non mi interessa, meglio per voi, sono gusti. Comunque, spero che vi siate divertiti, spero che
quel tipo dietro la telecamera non mi uccida, perché sì, c'è ancora dietro la telecamera. Ciao. E niente, ragazzi, con questo video finalmente do il via alla stagione estiva. Dopo che vedrete questo video, si spera, ovviamente, perché come al solito state parlando con me, non con una persona seria, si spera che ricominceremo tutto. Dai, abbiamo 3 mesi, siamo carichi, siamo forti, siamo fighi e siamo sudatissimi. Oh yeah!